Quella mattina Pamela le chiede di accompagnarla dove? Mi chiede di portarla ai Giardini Diaz. Che ora era? Era più o meno le 9.30. 9.30. E la ragazza dove sale? La ragazza sale sul sedile davanti, non è che è obbligatorio sedersi dietro. Quindi sale qui? Qui? Sì, qui. Andiamo. Lei aveva l'accento romano e gli chiedo come mai si trova a Macerata. Lei cosa dice? E niente, che aveva litigato col fidanzato e che doveva prendere il treno per Fabriano per andare a Roma. E io gli dico, allora che ci vai a fare ai Giardini Diaz? Ha detto, devo trovare una persona. In quel momento, quando lei mi ha chiesto tutte queste cose, era tranquilla, sorridente, era un po' agitata. Mi aveva chiesto del CERT. Il CERT. Aveva fatto questa richiesta. Io gli ho detto, guarda, sta qui sopra, se vuoi te porto subito. E lei mi ha detto che no. Ecco, ma quando siete arrivati qui ai Giardini Diaz, c'era qualche persona che stava aspettando Pamela? Non ho notato nessuno in quel momento che l'aspettava. Aspettava. Sì, siamo arrivati qui ai Giardini Diaz. Io gli ho detto dove ti devo lasciare, lei guardava intorno, io ho fatto un giro. Lei, mentre che facevamo questo percorso, si guardava intorno. Poi siamo raggiunti di nuovo a questo posto qui. Ecco qui, dove sì. Ci sono i pullman. Questa piazzola qua principale. Sì. Ecco. E qui io ho lasciato a Pamela. Pamela. Qui siamo in via Spalato e lei ci arriva un'ora dopo che ha lasciato Pamela ai Giardini Diaz, è corretto? Sì, c'è la farmacia di via Spalato, sì. Nella quale io entro. Nel momento che io sto acquistando, mi giro normale e vedo entrare questa ragazza che è Pamela, e insieme alla sua valigia, sì. Dopo, nell'uscire lei e nell'uscire io, sì. Vedo che l'aspettava. C'era un ragazzo di colore là. Questo ragazzo di colore. Che stava dall'altra parte, sì. Sull'altro marciapiede. Uh-huh. Vanno in quella direzione. Sì, vedo che insieme il ragazzo di colore entra in questo cancelletto, sì. Che si avviano verso la palazzina. Lei, quando vede la foto di Pamela sul giornale, cosa fa? Cosa decide di fare? Chiamo subito i carabinieri per informarli che io questa ragazza l'avevo visto entrare nella palazzina di via Spalato al numero civico 124.